terminato il match contro Siena, abbiamo vinto 3-1 in un palazzetto super caldissimo. I nostri tifosi hanno tifato dal primo minuto fino a che non l'ultimo pallone è stato messo a terra. Una partita sentitissima. Sì, era sentita, era una partita importante e noi abbiamo giocato una super partita e davanti al nostro pubblico, quindi oggi è una giornata di festa. Io vorrei essere coerente e obiettivo. Noi abbiamo vinto oggi giocando vicino al nostro massimo contro una squadra che ha una forza tecnica che anche oggi ha dato la propria dimostrazione. Messi in panchina tre giocatori importanti, ne sono usciti altri tre che hanno reso la partita comunque competitiva. Quindi Siena ha una forza grandissima. Oggi è andata bene a noi, in altre partite potrà andare bene a loro. Oggi noi abbiamo avuto alcune cose che abbiamo fatto benissimo, siamo stati concentrati, siamo stati consistenti e quindi oggi sono tre punti incredibili e veramente bellissimi, bellissimi. Coach Ciccalo ci ha detto che farà reclamo per quella decisione arbitrale che è stata girata del videocheck che non si vedeva, perché secondo il regolamento lui almeno dice che non si può cambiare la decisione del primo arbitro se il videocheck non si vede. Sì, beh, fare ricorso è una loro facoltà, però penso sia anche un po' la frustrazione del dopo partita, insomma, ci sono stati videocheck. È stata la gestione del videocheck un po' difficoltosa oggi per tutte e due le squadre, quindi mi sembra che sia difficilmente appellabile, insomma. Venerdì si va a Santa Croce sull'Arno, abbiamo una settimana quindi un po' più corta rispetto al solito e quindi pochissimo tempo di riposo dopo un match sicuramente molto 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 intenso. Andiamo a Santa Croce e Santa Croce sta dimostrando di essere in lotta per la Superlega anche lei. Sì, veramente una squadra molto molto forte, una squadra che ha trovato un opposto veramente eccezionale in attacco e quindi è un punto di riferimento costante per loro e è un incubo veramente per muro e difesa avversaria. In più hanno tanti centimetri e sono una squadra che insomma viaggia a zero pressione, quindi è in un momento magico e in più so che il palazzetto sarà gremito, la fossa sarà pronta a darci fastidio e a incitare i propri giocatori, quindi noi andiamo laggiù come sempre. Questi tre punti di oggi insomma ci danno grande, grande forza, grande sicurezza e insomma anche per la classifica sono fondamentali. Adesso abbiamo due partite in trasferta perché concludiamo il girone di andata a Santa Croce, poi abbiamo la prima di ritorno a Roma contro Civita Castellana, contro Roma, e poi torniamo qui contro Grottazzolina. Ma intanto il livello di questa pool è alto, oggi è un primo set giocato ad alto livello, vedendo anche le altre partite insomma sono tutte squadre forti e quindi insomma tutte partite difficili, tutte partite che richiedono un grande impatto anche dal punto di vista fisico, perché la palla viene attaccata ad un'altra altezza, in battuta si deve tirare più forte, ci sono muri ancora più alti, quindi insomma c'è grande lavoro da fare. Queste due partite sono difficilissime, cioè Santa Croce è in un momento magico, ripeto, e poi andiamo a Roma contro la squadra comunque in questo momento più forte e insomma come al solito insomma noi ci giochiamo le nostre carte consapevoli del percorso che abbiamo fatto fino ad ora. Allora, l'appuntamento è qui al Palamalè per la seconda giornata di ritorno con Grottazzolina, ma vi invitiamo a seguirci in trasferta venerdì sera a Santa Croce e poi il sabato l'altro a Roma. Ok, quindi prossimi appuntamenti in casa con Grottazzolina, che deciderà sicuramente il nostro piazzamento in questa pool.